parola al Gruppo 3. Grazie. Una piccola considerazione, spero di non essere un panda gigante tutelato dal WWF, vi dico questo perché io sono in pensione ma ho lavorato nella pubblica amministrazione da quando avevo 23 anni, quindi ci ho lavorato praticamente 39 anni e nella maggior parte del mio tempo ho svolto ruoli dirigenziali in enti in cui si facevano molti appalti, ok? Ripensandoci, penso che in tutta la mia vita avrò fatto decine e decine di milioni di gare d'appalto. Beh, a parte un episodio che poi vi racconterò, devo dirvi, nessuno ha tentato di corrompermi. Mi sono posto il problema, dico, ma come mai si gira tutta questa corruzione? Ma io sono giunto a questa conclusione. Considerate che neanche il panettone a Natale ricevevo dalle ditte, no? E per me questa era fonte di orgoglio, tra l'altro. Ma semplicemente perché noi, per fortuna, viviamo nelle Marche e non viviamo in Sicilia, e probabilmente la voce si sparge. Seconda considerazione, dico, ma mi avranno fatto fesso? Perché poi magari sanno che di lì non si passa e cercano altre strade. Non lo so, forse mi avranno fatto fesso. Però da parte mia vi posso assicurare, e in questo voglio darvi anche un segno positivo, perché fino adesso abbiamo parlato di corruzione, non vorrei che vi faceste l'idea che vivete in un mondo completamente corrotto, non è così. Nella pubblica amministrazione ci sono tante brave persone che vogliono le stesse cose di tutti gli altri, vogliono lavorare bene, vogliono una pubblica amministrazione che funziona. Il fatto che stiamo qui, che c'è un sindaco, che c'è un'amministrazione così, vuol dire che ci sono tante persone, e questo ci tengo a dirlo perché l'ho vissuto, ci sono tante persone in gamba, no, non io, persone serie, persone che hanno voglia di fare. Quindi voglio dare un messaggio positivo, si può vivere onestamente, correttamente, fare il proprio lavoro bene. Noi, ripeto, siamo fortunati, mi rendo conto, e vi racconto questo episodio che mi è capitato. Esce Saviano, lo conoscete tutti, no? Esce il famoso libro Gomorra, quello che ha portato al successo. Benissimo, me lo compro, incuriosito, comincio a leggere e scopro che un certo signore che era il capo del clan dei Casanesi stava all'ergastolo, al 41 bis, per qua, ma malgrado questo controllava tranquillamente un sacco di imprese, tra cui alcune imprese edili che avevano vinto appalti in Umbria e nelle Marche. E nelle Marche ad Ascoli Piceno. Io all'epoca ero il direttore dell'ERAP di Ascoli Piceno. E comincia a fare il nome della ditta. E dico, oh, porca paletta, direi. A quella ditta io avevo revocato l'appalto perché non l'aveva completato. Voi dovete sapere che una ditta si aggiudica un appalto, deve rispettare un contratto. Se il contratto non lo rispetta, la pubblica amministrazione lo chiama, gli dice: senti, o entro 15 giorni mi fai vedere che hai intenzione di portarlo a termine, oppure io ti mando via, in poche parole. E io l'avevo mandato via a questa impresa, gli avevo rescisso il contratto. Ma la cosa, quindi lì per lì dico, beh, meno male che l'ho saputo dopo, perché se l'avessi saputo prima mi sarei preoccupato. Ma quindi, e la cosa anche più che mi ha fatto pensare, è che il signore, il rappresentante della ditta che è venuto a parlare con me, perché poi quando gli arrivò la diffida chiese di parlare con me, io ci parlai, e me lo ricordo ancora oggi, che era un architetto distintissimo, elegantissimo, e io vi posso assicurare che noi, no, siamo abituati a trattare con le ditte dalle parti nostre, sono dei muratori che hanno fatto un po' strada, no? Persone semplici e qualche volta un po' grezze, e questo era veramente un signore distinto, tantissimo, che mi aveva colpito, ma devo dire di una gentilezza, di una correttezza, di guardi, mi dica lei, dico, la situazione è questa, o voi ripartite o voi andate, e no, guardi, non mi dispiace, siamo in difficoltà, non possiamo farlo, non ha fatto causa, non ha fatto niente, si è chiuso sto rapporto. Quindi siamo in un paese felice, in una zona felice, però dobbiamo stare con le antenne aperte. Però ripeto, non partiamo dal pregiudizio che tutto è male, tutto è sbagliato, tutto è negativo. Non è così, per fortuna non è così, e questo lo vediamo. E da qui io vorrei
adesso fare, siete stanchissimi, me l'immagino, un viaggio in America per parlare dei vostri soldi. Dice, mo che c'entra? C'entra, c'entra. Allora, in America, al confine tra, mi sembra, l'Arizona e il Messico, c'è una città che si chiama Nogales, che è tagliata a metà praticamente. Da quando, voi sapete, il Texas prima era del Messico, poi gli Stati Uniti con varie guerre si sono presi un po' di territorio nell'Ottocento, è stata, questa città, tipo Berlino, è stata tagliata a metà. Allora, che succede? Nella parte che sta sopra, vedete quella riga? Questo l'ho preso da Google Maps, eh? La riga che sta sopra sono gli Stati Uniti, la riga che sta sotto è Messico. Nella riga, allora, parte nord, abbiamo un reddito pro capite annuo di 48.000 euro, la salute ha degli standard, diciamo, occidentali come i nostri, istruzione diffusa, aspettativa di vita elevata e criminalità limitata. Messico, reddito pro capite annuo 15.000 euro, meno di un terzo. Scarsa istruzione, aspettativa di vita limitata, criminalità elevate. Allora, ecco, vedete? Lo capite da soli quali sono gli Stati Uniti e qual è il Messico? Guardate queste due foto. No, vabbè, lì c'è la bandiera, lo capite per forza. Questo è il Messico, come vedete, il clima, no? Eppure, è la stessa popolazione, perché è la stessa città. Sostanzialmente la stessa cultura, lo stesso clima. Allora, che è successo? Due americani economisti, quindi non dei giuristi, degli economisti, si sono chiesti, ma perché al nord è così e al sud è così? E hanno scritto un libro, perché le nazioni falliscono, hanno fatto, adesso chiaramente, un libro lunghissimo perché esamina tutto il mondo praticamente, e sono giunti a questa conclusione. La cosa che mi ha colpito, perché sono economisti, non dei giuristi, non degli avvocati, hanno detto sostanzialmente che ciascuna società funziona grazie all'insieme delle regole create e applicate dallo Stato e dai suoi cittadini. Dalle istituzioni politiche di un paese dipende la possibilità per i cittadini di controllare i politici e di influenzare il modo in cui si comportano. Ci sono, dice, delle istituzioni basilari, una Costituzione scritta e un regime democratico. Queste istituzioni, influenzando i comportamenti e gli incentivi della vita quotidiana, creano il successo o il fallimento delle nazioni in cui operano. Quindi, come vedete, le istituzioni democratiche favoriscono una distribuzione più equa del reddito. Quindi, in qualche modo, che cosa succede? Un'istituzione democratica non è democratica solo perché realizza un ideale giustissimo, ma veramente perché fa bene qualitativamente e quantitativamente la nostra vita. Ci fa guadagnare un'istituzione democratica 3 volte di più. Quindi è una cosa molto concreta. Ok? Questo qui è praticamente una mappa in cui le diverse colorazioni rappresentano il PIL pro capite. No? Quindi PIL, sapete, è la ricchezza prodotta ogni anno per ogni testa. Guardate gli Stati Uniti, l'Unione Europea, la parte nord, la Russia, eccetera, abbiamo più o meno una fascia di reddito che è di 48.000 euro per gli Stati Uniti. Guardate un po' noi dove stiamo, a 30.000 euro. Il Messico sta a 15.000 euro, la media mondiale è 13.000 euro. Noi facciamo parte di questa realtà perché? Perché abbiamo una Costituzione democratica. Una Costituzione democratica che ci dice che che l'Italia è una Repubblica democratica. Noi parliamo tante volte di Stato, dobbiamo parlare di Repubblica. La sovranità appartiene al popolo, abbiamo detto. Perché dicevo di Repubblica? Repubblica deriva dal latino res publica, o che vuol dire quindi cosa pubblica, quindi Stato, governo. Pubblico, che affine a popolo, se deriva anche dalla parola popolo, significa che riguarda la collettività considerata nel suo complesso. Quindi la Repubblica è una cosa o le cose che riguardano la collettività, che ci riguardano. La Repubblica siamo noi. Andiamo all'articolo 2, quello di cui parlava prima l'avvocato Laudani.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Parlava prima l'avvocato Laudani del dovere della solidarietà, ma vedete, il dovere della solidarietà è nei nostri interessi. Noi siamo come una grande catena, no? Sapete quanto è forte una catena? Lo sapete? La catena è tanto forte quanto il suo anello più debole. Basta un anello debole, tutti gli altri anelli possono essere fortissimi, se ce n'è uno debole la catena si spezza. Quindi la solidarietà è un nostro interesse, perché se noi aiutiamo quell'anello più debole della nostra catena, siamo tutti più forti, ma se non aiutiamo lui si spezza anche la nostra catena. Quindi il dovere della solidarietà è un dovere nel nostro interesse. Ho messo non a caso, può tornare indietro, grazie, quella foto è del terremoto. Perché parlo di solidarietà, no? Perché, scusate, ognuno di noi si aspetta che se sta sotto una casa crollata per il terremoto qualcuno accorra a salvarlo, no? Lo pretendiamo, ma nello stesso tempo ci vuole qualcuno che accorra. Non accorrono le carte, non accorrono le cose strane, ci sono persone che rendono concreta queste cose, ci vogliono persone, ci vogliono istituzioni, strutture che vengano a salvarmi. Quindi il dovere della solidarietà è una cosa molto concreta, molto pratica, ne deriva la nostra vita. E poi l'articolo 3 è quello dell'uguaglianza formale e sostanziale. Tutti i cittadini hanno parità, hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, ecco la solidarietà. La Repubblica siamo noi, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza ai cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori. Queste sono le basi della nostra società italiana. Avanti, grazie. C'è questo signore qui, che ovviamente è morto da tempo, si chiama Pietro Calamandrei, è uno dei padri della Costituzione, uno di quelli che li ha scritti. Era professore universitario, è un mito, per chi studia diritto Calamandrei è un mito. Gli venne chiesto di firmare una lettera in favore del Duce. Lui non era una formichina, lui era un formicone, e rifiutò e perse il lavoro per questo. E lui ha scritto una cosa bellissima: noi siamo il combustibile della Costituzione, cioè la Costituzione appunto cammina con le nostre gambe. La Costituzione è un pezzo di carta, siamo noi che la rendiamo viva. La Costituzione, perché si muova, bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Un altro premio Nobel per l'economia, Joseph Stiglitz, ha scritto un libro che io ho sintetizzato in una frase: una società paga un prezzo elevato per la disuguaglianza, compresa una prestazione economica peggiore. I colori sono invertiti, più è chiaro e meno disuguaglianza c'è, più è scuro più c'è disuguaglianza. Questo è l'indice di disuguaglianza, si chiama indice Gini, eccetera eccetera. Guardate un po', le aree più scure, guarda caso, sono le aree meno sviluppate economicamente. Quindi c'è un rapporto bionivoco tra democrazia, sviluppo economico, riduzione delle disuguaglianze. Articolo 3, comma 2 della Costituzione, l'uguaglianza sostanziale di fatto, perché se io non ho da mangiare e un altro invece non sa dove mettere i soldi, è chiaro che di fatto non siamo uguali. Formalmente lo siamo, ma di fatto non lo siamo. La storia, materia bellissima,
ci dice una cosa, che nulla è immutabile. Non è che la Costituzione, siccome ormai è stata scritta, quello che è scritto, stiamo a posto, no? Possiamo dormire sonni tranquilli. No, come diceva Calamandrè, dobbiamo metterci il combustibile. Un esempio ce lo dà Venezia. Venezia nel 1300 era una potenza mondiale, ma aveva anche un sistema che garantiva a tutti praticamente quello. Avete mai sentito parlare dell'ascensore sociale? Del fatto che se anche io sono nato povero, la società mi consente comunque di andare avanti, di arricchirmi, di progredire socialmente, economicamente, culturalmente. A Venezia succedeva così. Sapete come funzionava, no? Venezia commerciava con lontano oriente, la via della seta. C'era la comenda, mi sembra che qui c'è l'istituto tecnico, ragioneria, società in accomandita, non so se avete sentito mai, in accomandita semplice, eccetera. C'era la comenda. Nella comenda succedeva che c'era una persona che metteva i soldi per andare a comprare queste spezie, e poi c'era il capitano della nave, che poteva essere uno qualunque, che ci metteva la vita, nel senso che lui era un viaggio pericolosissimo con la nave, andare in Cina, no, in Malesia, rischiava. Lì poteva essere qualunque persona, anche la persona più povera, doveva essere capace, però doveva saper guidare, comandare bene la nave, quindi aveva delle capacità, e lui si riportava un terzo del bottino. I guadagni erano due terzi a quello che metteva i soldi. Grazie a questo, delle persone che di umili origini si sono arricchite, e la stessa società, le istituzioni veneziane consentivano a tutti di partecipare in qualche modo alla vita democratica. Poi a un certo punto però le famiglie più grandi, ecco, qui siamo a un antesignano in qualche modo della mafia, che hanno fatto? Hanno detto: ma perché dobbiamo rischiare che ci siano delle persone sotto che vengano a toglierci, no, il nostro potere, i nostri soldi? Allora facciamo, insomma, hanno fatto in modo sostanzialmente che solo loro hanno stabilito il monopolio delle tratte, dei commerci. Da quel momento Venezia è caduta, e oggi i veneziani vendono i souvenir ai turisti, e Venezia è questa. È una città che affonda, non solo fisicamente, ma in tanti sensi. Quindi vedete, nulla è immutabile. La nostra, una storia molto vicina, Venezia c'è molto vicina, ci insegna che dobbiamo stare attenti, perché quello che abbiamo oggi non è detto che ce l'abbiamo domani, ma sta a noi conservarlo e accrescerlo. E quindi dicevo, cercherò di essere veramente telegrafico, è che l'uguaglianza sostanziale ovviamente non è che solo noi singoli, dice io singolo che posso fare poco, ci sono delle strutture che hanno il compito di farlo, la pubblica amministrazione, gli enti, il comune, eccetera, sono tra questi. E appunto noi come singoli possiamo essere come questi, no? Possiamo essere come questi, mi sembrerà ridicolo, mi sembrerà sciocco, non lo è. Noi possiamo essere dei supereroi, perché noi possiamo essere coscienti dei nostri diritti, accrescerli, lavorare insieme, non da soli, e quindi diventare più forti, sempre più forti. Esempi concreti? Qui ci sono tante ragazze, lo sapete che fino al 1963 le donne non potevano diventare magistrato? 1963, ai tempi dei vostri genitori, cioè non mica un secolo fa. Lo sapete il delitto d'onore? Ne avete mai sentito parlare del delitto d'onore? No? Il matrimonio riparatore, ne avete sentito? Sapete, cioè, il fatto che se un uomo sostanzialmente violentava una ragazza, se però se la sposava non era più punibile, no? Sapete quando è stato abolito? Nel 1981. Io l'ho visto, ho rabbrividito, mi ricordavo. Ma questo grazie a una Costituzione che l'ha reso possibile. È questa Costituzione che ha cancellato, che dà in mano ad una corte, a un giudice costituzionale, di cancellare leggi, magari vecchie. Quindi, come vedete, la Costituzione è una cosa molto concreta. E dicevo, concreta e comunque che va cresciuta. La trasparenza è uno, appunto, come si diceva prima, uno dei nuovi diritti
che il legislatore, come vedete, il legislatore fa anche cose buone, no? Noi sentiamo sempre parlare di cose brutte, purtroppo, si dice, fa più rumore un ramo che cade che una foresta che cresce. I giornali purtroppo ci riportano solo realtà brutte, ci sono realtà positive. Il legislatore, il tanto vituperato legislatore, ha fatto diversi passi, ci ha messo un po' di tempo, è stato un po' lento, ma l'ha fatti. Il primo passo l'ha fatto nel 1990, quando ha dato a tutti la possibilità di accedere agli atti, ma solo per un motivo, adesso non ve la faccio lunga, per un motivo concreto, effettivo. Poi è stato fatto un secondo passo, la trasparenza, non è quella... Per ragazzi mi dispiace, ma non è quella la trasparenza, però ce l'ho messo lo stesso. La trasparenza che è iniziata col decreto legislativo 150 nel 2009 e poi ha assunto una dimensione organica nel 2013, come si diceva prima. La trasparenza cosa ci dice? Ci dice come, appunto, che la pubblica amministrazione non è qualcosa di chiuso, non è una cosa riservata agli addetti ai lavori. Le pubbliche amministrazioni sono cosa di tutti. E devono essere aperti a tutti. E quindi in un primo momento hanno detto: pubblicate sul sito amministrazione trasparente tutta una serie di dati. E vi dico, guardate, banalmente, andate sui siti di qualunque ente pubblico, comune, provincia, regione, ERAP, ministero dell'istruzione, della cosa, la qualità di un ente oggi si vede dalla qualità della sezione amministrazione trasparente, perché se non è curata vuol dire che quell'amministrazione si considera ancora alla vecchia maniera, qualcosa di chiuso, qualcosa che riguarda solo noi, è cosa nostra, è cosa nostra. Io cioè... vabbè, mia moglie aveva il padre di origine siciliana, di Siracusa, vicino a Catania, e quindi qualche volta siamo andati lì a trovare i suoi lontani parenti. Cioè, una volta un avvocato, una squisitissima persona, mi disse: non ti preoccupare, è cosa nostra. Io lo riguardai e dico: come cosa? No, ma dice: ma che hai capito? Da noi si dice cosa nostra per dire ci penso io, ok? Quindi poi ha assunto un'altra dimensione. Andiamo avanti. Il terzo passo l'ha fatto la legge del 2016 con il terzo passo, grazie, la trasparenza totale, l'accesso avviene mediante, quindi non occorre che la pubblica, non devo aspettare che la pubblica amministrazione me lo metta sul sito, io posso direttamente chiederglielo di avere conoscenza. E voi dite: ma noi che ce ne importa del sito della pubblica amministrazione? Ma magari vi importa per qualunque cosa, vi può... volete sapere, che ne so, l'orario della palestra, volete sapere quali sono i servizi che l'amministrazione dà, i buoni libri che dà il comune, i 500 euro dei diciottenni, adesso dovete fare l'accesso e dovete registrarvi. Quindi ci sono molte cose che vi interessano direttamente, anche da un punto di vista economico concrete. Quindi adesso tralasciamo, perché siamo tutti stanchi, il menu dell'amministrazione trasparente è fisso per legge. Questo vi dà, è comodo, perché voi in qualunque sito andiate della pubblica amministrazione sapete che deve essere strutturato così, e quindi dovete sapere, sapete dove andare a cercare i dati che vi possono interessare. Avanti. Guardate quella foto, quello è il Parlamento tedesco. Vedete quella specie di cupola trasparente che è stata messa? Non si vede bene. Quella cupola trasparente, non so se qualcuno di voi è stato a Berlino, il turista può accedervi, c'è una specie di scala ellissoidale che sale, quindi c'è una vista bellissima del panorama di Berlino, ma al centro c'è un buco, l'ho messo lì in alto, da quel buco si vede il Parlamento sotto, e secondo me è un simbolo bellissimo della trasparenza, cioè del cittadino che può entrare lì e mentre guarda la città, guarda sotto quello che cosa stanno decidendo i legislatori. Come dicevo, l'accesso generalizzato, il terzo passo che hanno compiuto, è quello di rendere tutto pubblico.
Quindi sostanzialmente la regola è che tutti i dati, tutti gli atti, tutto ciò che fa una pubblica amministrazione è accessibile da chiunque, e dirò di più, neanche da un cittadino, perché la legge dice da chiunque. Sono dell'idea che il non cittadino, quello che non è cittadino italiano, può ugualmente ha gli stessi diritti di accesso previsti dalla legge. Qui magari lo saltiamo perché quali sono le pubbliche amministrazioni? Non vi vorrei annoiare, forse direi che siete troppo stanchi per illustrarvi ancora gli aspetti più tecnici. Diciamo questo, che se volete, voi immagino siete bravissimi nella ricerca su internet, avete molti modi di conoscere qual è questa normativa. La nostra associazione, la Comarca, è comunque a disposizione, la Regione è a disposizione. Se avete delle necessità, delle richieste, potete fare o mi fate delle domande adesso se volete, vi rispondo con grande piacere, oppure vi rinvio a quelli che sono i siti su cui potete trovare ampiamente questo argomento. Adesso andiamo avanti veloci. L'accesso semplice, come si presenta, questa è una bella lettera, la conoscete tutti, vi do il Peppino. Come si presenta? Diceva prima l'amico Fabio della posta elettronica certificata. Certo, quello dà più garanzia perché è come una raccomandata, però potete presentarla anche con una semplice email all'accesso, con l'attenzione di mettere la scansione del vostro documento di riconoscimento. Quindi mettete la fotocopia della patente, della carta d'identità, la scansione, la allegate al messaggio, e quindi anche con la vostra semplice email potete fare un accesso civico. E a questo riguardo vi dico una cosa: non sentitevi, non so, io ripenso a quando ero ragazzo, non avevo l'età vostra, no? Mi sentivo il ragazzo in fondo rispetto agli adulti, no? Mi sentivo un po' solo. Non abbiate timore, non preoccupatevi, non abbiate paura di sbagliare, di fare qualcosa. Avete tutti i vostri diritti, esercitateli, e dall'altra parte penso che nella maggior parte dei casi troverete delle persone disposte ad ascoltarvi. E andiamo avanti. Dicevo, vabbè, il termine di conclusione sono 30 giorni, quindi bisogna avere l'accesso è generalizzato, ma bisogna avere un po' di pazienza perché poi le pubbliche amministrazioni hanno tanti problemi organizzativi. Ovviamente l'accesso ha delle limitazioni, alcune delle quali sono piuttosto il famoso segreto di Stato, no? Spesso ci copre notizie che sarebbe meglio conoscere, questo è un problema. Alcune notizie particolari, la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico, la difesa, certamente noi non è che possiamo far sapere a tutti dove sono le nostre strutture difensive a livello militare, le indagini della polizia. C'è una cosa che è molto importante, la privacy. Ne avete sentito parlare? Di privacy, sì. E di solito è la motivazione che viene addotta con più facilità per dire no, non si può, c'è la privacy. Mai fidarsi di questa risposta. Andiamo avanti. Gli interessi privati, no? Andiamo avanti. La tutela della privacy, in realtà non tutto è privacy, ci sono dati e dati, ci sono dei dati ordinari, nome, cognome, residenza, eccetera eccetera, i dati chiamati sensibili, cioè i dati relativi alla nostra salute, sostanzialmente al nostro stato di salute, cioè di malattie, alle nostre abitudini, non si vede molto, alle nostre abitudini sessuali. Vedete il famoso spogliarello di Sofia Loren e Marcello Mastroianni, che almeno per quelli della mia età è mitico, però insomma è caso. Oh, dico, facciamo un caso concreto. Allora, chi di voi, immagino qualcuno di voi sarà maggiorenne, no? Ok. Allora, i vostri genitori hanno diritto a sapere come andate a scuola, oppure gli potete opporre la privacy? Dici, io sono maggiorenne, i miei dati a te non te li do, cocco mio. Non è una cosa peregrina, tant'è vero che c'è qualcuno che è andato dal tribunale amministrativo regionale, quello che si occupa, un tribunale speciale che si occupa di questioni della pubblica amministrazione, un povero padre, io mi ci identifico ovviamente, un povero padre
aveva una figlia che si rifiutava di dargli le sue informazioni. Questa figlia faceva l'università, il padre era separato e la figlia viveva con la ex moglie. Il padre diceva: oh, ma io voglio sapere, tu come fai a scuola? No, c'è la privacy. E lui ha detto: no, che privacy è privacy. È andato all'avvocato, ha fatto causa e il tribunale amministrativo regionale ha detto: certo che hai diritto di conoscere i dati, quindi mi dispiace. Perché? Perché, detto, c'è una certa Costituzione, torniamo sempre lì, che c'è un articolo 30 che dice che i genitori hanno il dovere di istruire, educare, crescere, ma hanno anche il diritto. Cioè c'è un dovere che è anche un diritto, e quindi, poiché sostanzialmente i genitori sono quelli che si fanno carico della vita dei ragazzi, chiaramente anche se maggiorenni ci hanno detto di sapere se poi questi ragazzi corrispondono col dovere di solidarietà previsto dall'articolo 2 della Costituzione. Qui avevo fatto degli esempi che non sono leggibili, magari li mettiamo sul sito, è molto semplice, non ci sono formule particolari. Tutto sommato, quando mettete io sottoscritto nome, cognome, indirizzo, eccetera, eccetera, chiedo di conoscere questo, di avere una copia di questo atto, di sapere quali informazioni, questa informazione e così via. Cioè, non è che ci occorre chissà che, insomma, è una normalissima lettera. L'importante è che mettete i vostri estremi e mettete una fotocopia del vostro documento. La conclusione la possiamo saltare, andiamo avanti. Qui c'era una sintesi, ma appunto siamo tutti stanchi, andiamo avanti. Ecco, questa è la parte più importante. Basta. Comunque, se volete approfondire, su normativa.it, non ci occorre il www, basta http, ok, normativa.it. questo è un sito in cui viene pubblicata la versione aggiornata di tutta la normativa principale, la nostra normativa, quindi le leggi, i decreti legge. Quindi se voi volevo sapere una legge, eccetera, eccetera, andate qui, normativa.it, e lo ricercate e potete trovare tutte le leggi. Poi c'è il sito dell'ANAC, l'ANAC è l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che dedica molto spazio, ovviamente lì trovate tutti i documenti sulla trasparenza, trovate spiegazioni e così via, se volete insomma approfondire meglio l'argomento. E direi che a questo punto ce l'abbiamo fatta. Sentito una precisazione: e il valore dell'accesso civico non consente solo la trasmissione del documento a chi ha fatto l'accesso civico, prevede l'obbligo di pubblicarlo sul sito per tutti. E quando arriva un'istanza d'accesso civico, le cose sono due: può essere che la pubblica amministrazione ha quel documento, l'ha emanato nel rispetto delle norme. Allora il passo successivo è pubblicarlo, quindi il documento esiste ma non era stato pubblicato e lo deve pubblicare sul sito a disposizione di tutti da quel momento in poi. Ma ci può essere anche un'altra fattispecie: la pubblica amministrazione quel documento non l'ha mai emanato, e qui cominciano i problemi, perché allora quando arriva l'accesso civico la pubblica amministrazione ha il dovere di provvedere non solo a pubblicarlo ma prima di emanarlo. Questo è avvenuto con alcuni documenti, per esempio sulla materia di performance, i piani e le relazioni delle performance. Io ho presentato accessi civili e delle pubbliche amministrazioni dicendo manca la pubblicazione del piano delle performance, non l'avevano fatto, quindi non è più possibile farlo, ecco, scattano dei problemi seri. Io volevo ringraziare il comune di Grottamare, perché noi lo portiamo ad esempio ad altri comuni della nostra regione, per la partecipazione. Il comune di Grottamare è stato premiato a livello nazionale per la partecipazione dei cittadini, perché si riconduce al concetto di sussidiarietà orizzontale previsto dalla Costituzione. Cioè la partecipazione dei cittadini fa parte di un metodo suggerito dall'Unione Europea che si chiama metodo SPIRA, la responsabilità sociale condivisa. Cioè la qualità del servizio e l'attivismo della pubblica amministrazione crea benessere, crea bene comune, se c'è questo concetto di responsabilità sociale condivisa. Cioè la pubblica amministrazione che
con un dialogo costruttivo quotidiano, come fa il vostro comune con le società civili, con le associazioni, crea un benessere collettivo. Se voi vedete sul sito il metodo Spiral, che è suggerito dal Consiglio europeo, e lo stanno attuando anche nei comuni come Trento, e l'Unione europea manda dei funzionari, è quel metodo che crea benessere. Perché? Perché crea un impegno maggiore dei cittadini, che sono più soddisfatti quando, in grazia alla trasparenza, ha da parte del comune dei segnali sinceri, reali, su quelle che sono le proprie possibilità economiche, eccetera. Crea benessere collettivo. Io vi ringrazio tutti, buona giornata, grazie. Ciao, grazie ancora.